E ciao a tutti ragazzi, sono Luca Red e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, da più di una settimana sapete tutti la notizia di Maurizio Zamperini che non c'è più. Maurizio Zamperini è l'ex presidente del Palermo. E innanzitutto mando le mie condoglianze alla famiglia. Le parlo dopo più di una settimana, però vabbè. E oggi vi andrò a dire, secondo me, i 10 migliori acquisti, cioè i 10 talenti più forti del Palermo di Zamparini. Iniziamo. Al numero 10 ci ho messo Zaccardo, che venne preso dal Palermo nella stagione 2004-2005 per ben solo 680.000 euro e nella stagione 2008-2009 venne venduto addirittura per 7 milioni, quindi grandissima plusvalenza. Poi Simon Kjær, che venne preso nella stagione 2008-2009 per 4 milioni e venne venduto a 10, cioè, no, nella stagione 2010-2011 al Wolfsburg per 12 milioni e mezzo. Anche qua, grandissima plusvalenza. Al posto numero 8 ci sta Javier Pastore, che venne preso nella stagione 2009-2010 per 7 milioni. E venne venduto nella stagione 2011-2012 al Paris Saint-Germain per ben 42 milioni. Poi Andrea Barzagli, che venne preso nella stagione 2004-2005 per 1 milione e mezzo, nella stagione 2008-2009 venne venduto, quindi l'hanno anche Zaccardo, per 9 milioni e mezzo, no, non è vero, per 14 milioni al Wolfsburg. Grandissima plusvalenza. Poi Fabio Grosso, che venne preso nella stagione 2003-2004 da svincolato, e poi venne venduto nella stagione 2006-2007 per 5 milioni e mezzo all'Inter. E qua fece una cazzata Zamparini, perché fossi stato io Zamparini, per quell'anno c'era il mondiale, che poi vincemmo, grazie appunto a Grosso, avrei aspettato la fine del mondiale. Magari l'avrei venduto molto di più, visto che ha segnato alla Germania il gol decisivo e poi tirò il rigore decisivo contro la Francia, che ci fece appunto vincere il mondiale. Quindi magari invece di 5 milioni e mezzo ce ne facevi 15. Poi Luca Toni, che venne preso nella stagione 2003-2004 per 6 milioni e nella stagione 2005-2006 venne venduto alla Fiorentina per ben 10 milioni. Poi ci sta Ilicic, che venne preso nella stagione 2010-2011 per 2 milioni e 3 e venne venduto nella stagione 2013-2014 alla Fiorentina per 9 milioni. Poi Abel Hernandez, che venne preso nella stagione 2008-2009 per 3 milioni e 8 e venne venduto nella stagione 2014-2015 all'Hull City per 12 milioni. Poi abbiamo Cavani, che venne preso nella stagione 2006-2007 per 5 milioni e venne venduto per 12 milioni nella stagione 2010-2011 al Napoli per 12 milioni. Poi abbiamo Paolo Dybala, che venne preso nella stagione 2012-2013 pagato 11 milioni 9 e venduto poi nella stagione 2015-2016 alla Juventus per ben 41 milioni. E che dire ragazzi, questi qui erano i 10 talenti scoperti da Zamparini e venduti anche a tanto. Noi ci vediamo come sempre con un video. Iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi.